Allora, facciamo una parte pratica molto veloce, vi chiedo questi ultimi 20-30 minuti che mi hanno chiesto anche di fare un corso specifico, ma io sono sempre, dire, forse sono un imprenditore un po', non imprenditore, la passione entusiasta, quello che metto, e a volte mi sembra che andare a presentare un prodotto o sia molto riduttivo e prendere in giro le persone, perché prima di tutto bisogna capire cosa abbiamo in mano, cosa possiamo fare con i nostri pazienti, con i vostri pazienti, e capire bene di cosa stiamo parlando, perché se siamo in un momento come di trasformazione, di consapevolezza, qual è l'epigenetica, qual è l'ambiente, qual è la nostra, cioè, non è, c'è solo il paziente, ci siamo anche noi, quindi il medico deve essere consapevole di come può curare se stesso probabilmente, e poi essere di esempio per aiutare i suoi pazienti, non so se siete d'accordo. E quindi prima di tutto creare cultura. Poi è chiaro che se abbiamo degli strumenti, dei prodotti che possiamo utilizzare sui nostri pazienti al meglio, con ricerca scientifica, con un razionale, e possiamo comunque, sapendo che le malattie sono multifattoriali, agire dal punto di vista multifattoriale, penso che sia una grande opportunità che abbiamo. Ed oggi quello che io voglio proprio presentare è questo test, che è una, non è altro che, come ci ha spiegato il professor Sfaggiari, un sintetizzatore su quello che effettivamente abbiamo bisogno, come ci ha spiegato benissimo anche Esteban. È un test che ci permette veramente di entrare, di aumentare l'anamnesi, perché tu fai un'anamnesi in base a quello che ti dice il paziente, la tua esperienza, ma il paziente non è il metodo. Il metodo deve essere adattato e personalizzato alle esigenze del paziente. Ma se io non so cosa ha bisogno il paziente, continuo a fare diagnosi e dare una soluzione perché ha un problema. No, allora se veramente facciamo prevenzione, dobbiamo farla veramente con consapevolezza, con coscienza e responsabilità. E quando parlo di prevenzione, ditemi cosa possiamo fare oggi per risolvere i problemi dell'inquinamento. Cosa facciamo noi per risolvere i problemi dell'inquinamento? Per noi stessi, in casa, con i nostri figli, come possiamo fare? È veramente difficile, perché ognuno di noi corre dalla mattina alla sera per raggiungere i suoi obiettivi, se dal punto di vista di lavoro, per lo stress, per tenere, per, no, curare i propri pazienti, le visite, e poi non ha neanche più tempo per se stesso, per la propria famiglia, propri figli, propria moglie o marito, eccetera. Perché non è vero? È un, quindi continuamente sotto stress. Voi pensate di avere comunque un'arma, che è S-Drive, perché io la considero un'arma, che con un software molto semplice come questo, collegato a un computer, ci permette, chi è che di voi ha fatto il test? Se vi è già arrivato via email, l'avete già visto? Qualcuno l'ha già visto? Allora, questo è un test che ci permette proprio, una volta collegato al computer, molto semplice, si fa si inseriscono i dati, nome, cognome, tutti i dati, si mette la data di nascita, il paese di provenienza, e poi si prelevano 4 capelli. Allora, possibilmente il test deve essere fatto assolutamente senza nessun tipo di metallo addosso. Quindi senza il cellulare, senza il telefono, senza i metalli, se c'è qualcuno che ha il piercing, di eliminarlo, cioè di toglierlo possibilmente, gli orecchini. È un test che deve essere fatto in una zona tranquilla, non dove c'è la fonte di luce tipo il neon, per esempio. E a proposito di questo, vi faccio vedere solo un piccolo video che non so se qualcuno di voi ha visto, che è questo.
done so, please remove the three clear protective covers. Do not place the SROD directly under radiating fluorescent strip lights or energy-saving bulbs. Normal light bulbs and LEDs are perfectly okay. Connect the S5 with its USB cable and extend the cable to be at least 50 centimeters away from the PC and any other electrical devices. The final stages of creating optimized reports are as follows. First, sit the client down. Remove all mobile phones from your person and the client's. Remove watches and jewelry from yourself and the client, including other electrical devices. Click on the cell well-being logo shown on your home screen. After the program has opened, click on the New Client tab at the top left-hand side of the page. Fill in all the client details without exception, including the client's email address, which you will require later. Spectrum coil plus the clear shielding plate with an antibacterial wipe followed by a dry tissue. Also do this to the tips of the special tweezers. Ask the sitting client to close their eyes and to concentrate on the first color they see behind their closed eyelids. This is important as it helps to relax their mind and their system. When your client is inhaling a deep breath and concentrating on the color in front of their closed eyelids, their foreheads, along with their roots, from the center of the occipital area of the skull, just above the nape of the neck. Place the tweezers immediately next to the scalp, grasping at least four hairs and their roots before plucking all four hairs all at the same time in a downward firm motion. Place the hairs with their roots onto the center of the S-drive spectrum coil. Then cover the hair and roots with the clear lid. Next, click the scan button, shown just under the client's details. This must be completed within 3 minutes after plucking the hairs. If the process is interrupted, as in this case, the email address, please correct and press scan again. Await the completion of the scan process on your screen. In 10 secondi, mappa, ho stato della persona. Click on the send now tab. Or if there is a poor connection, click on the Send Later tab. Next, select the report type and the preferred language. Click the Send button, and if you agree to the conditions, click Send again. An on-screen advice will inform you when the digitized information has been sent to Germany. When the report is returned to your PC, you will be notified by a ping sound. This is usually within 15 minutes of your sending the original data. You can retrieve the report later by opening the report tab again and scrolling down to the heading Reports Unviewed. Click on the desired report, then review as necessary. A personalized report can also be sent to the client's own email address by clicking on the same report heading and scrolling down once again to Viewed Reports. Highlight the appropriate report, scroll up to the heading Email Report to Client. Quindi, come avete avuto modo di vedere, il test si esegue in maniera molto semplice, molto veloce e può essere utilizzato per, prima dell'anamnesi, in maniera che uno fa l'anamnesi, poi fa il test, cioè fa il test, poi fa l'anamnesi e quando arriva anche questo dato mette, no, crossa i dati.
E come si interpreta? Se noi andiamo, guardate, questo per esempio sono questo, qualche migliaio di test che abbiamo fatto in questo ultimo anno, e potete, per esempio, apriamo un test e in PDF. La prima pagina vi dice il nome del paziente, chi l'ha fatto, la seconda pagina è firmata dai responsabili del laboratorio di analisi e elaborazione di dati, i due medici responsabili proprio di questo test che hanno messo a punto, hanno aiutato a mettere a punto questo test, sono persone che molto esperte nel campo, e la terza pagina invece è riassuntiva. Come si può interpretare il test al meglio? Se voi vedete, e se Esteban magari viene che ci dà una mano, in questo caso è come avere un bruscotto con varie lampadine che si accendono. Pensate quando finisce la benzina, no? Si accende, no? Si esaurisce la benzina, dobbiamo fare il rifornimento. Bene, in questo caso la pagina 3 ci evidenzia quali sono i possibili problemi della persona e correlati alle varie carenze nutrizionali. Sintesi proteica, metabolismo di zuccheri, sistema dell'energia per emozioni, un esempio. Nel quadro sinottico dei colori e dei vari fattori abbiamo le vitamine, le sfide ambientali, vedete che è numerato numero 1 vitamine P. P significa prioritario. Cioè la prima cosa che questa persona deve mettere mano è la carenza di vitamine. Al secondo posto le sfide ambientali, il sistema gastrointestinale e la resistenza, ma non solo, può anche vivere in un ambiente ricco di muffe, poi lo vedremo magari. Quindi dobbiamo capire e fare le domande al paziente. I minerali in questo caso non sono un problema, ma come vedete lo spicchio è molto alto, quindi potrebbe diventare un problema. Il sistema antiossidante e gli aminoacidi. In questo caso consiglia di tenere lontano questi cibi per 90 giorni. Ora, non è un test né di allergie né di intolleranze alimentari. Quindi è possibile che qualcuno vi dica anche, ma io non mangio questi cibi. Bene, ma ci sono persone che hanno fatto questo test e ci hanno detto, ma come fa a sapere che io sono allergica al pompelmo? È un esempio. Lui di solito lo segnala, se è una priorità. È spiazzante il fatto che come faccia a prendere questi segnali in maniera così veloce e farti una vera e propria fotografia di quello che hai bisogno. Perché se voi vedete, questa è una persona, quando gli ho fatto due domande, ha detto, ma come fa a saperlo? Carenza di B12, B2, vitamina B5, vitamina C, intossicato da metalli pesanti. La domanda è, hai amalgame dentari, mangi troppo pesce, tonno, pesce spada? La domanda è questa, no? Che tipo di lavoro fai? Prego. Scusa, nel caso delle vitamine, no? Se sì. Pare come priorità la K1 e la K2, sì. Voi consigliate comunque un'integrazione che sono vitamine un po' particolari queste rispetto alla ciglia o alla bilico? Sì, guarda, adesso ti faccio, perché se rispondo io non è professionalmente corretto, ti faccio rispondere da Esteban. La domanda è se c'è una carenza di vitamina K1 e K2 ed è prioritario, tu consigli l'integrazione? È molto importante perché l'informe hay que observarlo desde un punto di vista sinergico, es decir, l'informe está cerrado. Entonces, los protocolos que hacemos, por lo menos particularmente en España, siempre son protocolos de limpieza, depilación, absorción y nutrición. Entonces, abordamos las tres fases siempre abordando las fases prioritarias del informe epigenético. Es decir,
Aquí hemos visto, es importante, la parte que ha dicho Giorgio ahora es, estamos viendo la página del resumen, es importante ver luego todo el informe de forma completa. No me gusta diagnosticar desde esta parte porque simplemente es un resumen. Pero lo más importante es, a través de las prioridades que aparecen en el informe epigenético, abordamos desde un punto de vista integral. ¿Vale? Una, es más importante primero, si no hay una limpieza de metales pesados, no hay una absorción de vitamina B2. Es muy importante. L'interprete è bravissimo. Come fa? Sì, lo farei. Io credo che c'è una cosa comunque importante da segnalare. Il report che abbiamo è un report di carattere sinergico, è un report che possiamo definire chiuso, almeno per quanto riguarda quello che facciamo in Spagna. I protocolli si basano su tre aree fondamentali, tre linee d'azione fondamentali. Una può essere considerata una sorta di pulizia, una relativa all'assorbimento e una relativa alla nutrizione. E è importante anche sottolineare che qui stiamo guardando il quadro di sintesi del report. Il report nella sua interezza è molto più lungo, molto più completo, molto più esaustivo e andrebbe letto integralmente. Quindi io non amo fare una diagnosi a partire dal quadro sintetico, dal quadro riassuntivo. Sì, ci sono delle priorità e sicuramente quando qualcosa è indicato come una priorità dobbiamo assolutamente agire su quell'aspetto, però ribadisco l'importanza di andare a vedere tutto. Grazie. In questo caso noi vediamo i metalli tossici, se vedete, e se qualcuno ha qualche esperienza clinica, il sistema gastrointestinale, i metalli tossici vanno sempre a braccetto, no? E in questo caso vedete funghi, candida e metalli tossici, eh? Quindi bisogna sempre guardare questo aspetto qui e fare domande, amalgami dentali, quindi fare un approfondimento, perché questo ti dà un segnale, poi tu approfondisci magari con il sistema gastrointestinale, test e microbiota. Sì, prego, se vuoi dire anche la tua, grazie Damiano. Molto interessante poi andare a vedere questa pagina, che è fondamentale, che è il sistema. Vedete, sistema emozionale, metabolismo di zuccheri, sintesi proteica, sistema di energia. Quindi una persona che è sotto stress e con... No, dicevo quello che ha detto Stefano è fondamentale. Nel senso, il test non va preso anche per rispondere a domande nelle singole parti. E una base comune del test è non in ordine di importanza. Quello che è carenziale o subcarenziale, però va visto anche in modo un pochino più completo. Quando vengono evidenziate vitamine o minerali, vuol dire che c'è un problema che riguarda quell'aspetto. Non è che è sempre una sintomo di carenza. Se trovate ad esempio il sodio, non è che è detto che la sua presenza, voglio dire, deve integrare col sodio e gli diamo tutti i giorni da mangiare sale a go-go. Vuol dire che si è fatta un'analisi che magari il paziente ha problemi di ipertensione o che magari ha problemi di tensione idrica, quindi bisogna sempre incrociare il dato, come diceva Esteban, in un'analisi più generale. L'altro aspetto, quello che diceva, ricordava adesso anche Giorgio, non si può prescindere da un trattamento di integrazione senza un trattamento che spessissimo si evidenzia, ma anche nell'evidenza clinica, di detossificazione. Quindi quello che è un problema di tipo intestinale, delle fasi 1 e 2 epatiche, quindi eventualmente di azione sul fegato in chiave di detossificazione. Quello che è un problema ambientale, che forse è più difficile da gestire, che è quello legato agli aspetti elettromagnetici, a quelli che possono essere problematiche di contaminazione ambientale e quant'altro. Quindi la visione, l'approccio deve sempre essere pezzi, che hanno la loro valutazione singola, perché il report mette in evidenza, ma una sintesi, e ad esempio nei miei, tra virgolette, terapie che affianco alla consegna del report, divido sempre il trattamento in quattro aspetti. Quelle che sono le integrazioni necessarie, quelle che sono gli aspetti e anche le sinergie di integrazione, e quelli che possono essere gli aspetti ovviamente alimentari e nutrizionali da andare a fornire, l'aspetto fondamentale delle metodiche di detossificazione e poi anche le terapie che possono essere consigliate di tipo biofisico o di altra natura per cercare di agire nei limiti possibili su quelli che sono gli aspetti di tipo ambientale. Grazie Damiano. Sì, domanda? Volevo chiedere, supponiamo che una persona abbia un eccesso di arsenico e mercurio, volevo fare due domande. Se viene verificata questa quantità eccessiva e se ci sono delle possibilità di chelazione? Allora, prendendo in esame, cioè per la nostra esperienza, il test non ti dice
ti dice che è intossicato da metalli pesanti oppure da sostanze chimiche, non ti dice se qual è il tipo di metallo. In questo caso però noi andiamo a approfondirlo, perché è un segnale importante, quindi faremo un test successivo. Il miglior test, come sapete, non è solo il test sui metalli pesanti del capello di mineralogramma, ma dobbiamo fare anche un test di controllo di chelazione sulle urine, se no non abbiamo nulla. E qui la Maria Elena Ferrero è a Milano, è una delle più importanti esperte. Quindi sicuramente poi chelazione. Sì, chelazione è quello che usa la professoressa Maria Elena Ferrero, abbiamo fatto poi anche tutti gli studi insieme a Cell Food. Il Cell Food innanzitutto aiuta, è un ottimo detossificante, chelante insieme all'SSI metionina, che lavora, è un epotoprotettore, quindi un disintossicante epatico molto importante. E come sapete la SAME è implicata in 60 reazioni metaboliche dell'organismo. Quindi senza SSI metionina il fegato non fa passare, non smaltisce le sostanze tossiche. In più il SAME è fondamentale come molecola di remetilazione del DNA, quindi senza la SAME, la B12, acido folico, biotina e B6 non si remetila, quindi attenzione a queste carenze. Lui le segnala e quindi possiamo intervenire, ma in maniera specifica, perché se non mi segnala che è in carenza di metionina, cosa glielo devo fare? E loro hanno una grande esperienza, per esempio, no? Se vuoi magari dire la tua, mi farebbe piacere. No, dicevo, mi ricollego un attimino al discorso che facevi prima, che secondo me ogni singolo elemento va gestito con l'anamnesi del paziente, cioè devo vedere il sintomo caso per caso. Allora a questo punto posso intervenire iniziando su una terapia di disintossicazione candida e metalli pesanti, ma candida è una reazione fisiologica del corpo a inglobare il metallo tossico e per non farlo dare in circolo e non farlo depositare, per cui devo basarmi molto, questo è un sistema che mi dà tante informazioni, però la clinica è ancora il medico che deve farla con un'anamnesi, ecco. Questo è sicuramente importante, rispetto a tanti sistemi ci dà molte informazioni proprio sulla causalità del sintomo, il sintomo è l'evento finale, io devo partire da una base per iniziare poi a ricostruire, a purificare, ecco. Una cosa que quería añadir que es importante, y como comentaba el compañero y el anterior compañero, el plan del informe epigenético es un plan integral. Podemos hacer una reducción en la clínica de metales pesados, pero tenemos que reducir el origen. Si es una intoxicación de mercurio, una entrevista nutricional y tiene amalgamas en la boca del mercurio, es importante hacer una quelación, pero hacer una extracción, un protocolo de extracción, porque vamos a hacer una quelación, pero va a seguir suministrando mercurio y vía sublingual continuamente, la intoxicación va a estar siempre ahí. Entonces es importante un protocolo, como comentábamos, integral. Reducir patología, pero evitar la causa. Y una cosa buena que tiene la epigenética es que vamos al origen. Podemos actuar de dos formas. Se enciende la luz roja del coche, desenroscamos, ya no está. O hacemos que se apague. Entonces hay que evitar, hay que hacer una quelación con metales pesados. Bien, si estamos en una clínica que no tenemos ninguna posibilidad más que utilizar alga, clorela, zeolita, glutatión o bien una intravenosa. Pero hay que evitar la causa. Sì, c'è una cosa che vorrei aggiungere che ritengo davvero importante. Dobbiamo ricordare che il piano, il programma che ci offre il nostro report epigenetico è un programma, un piano integrale, esaustivo. Quindi, per esempio, ci può dire c'è una presenza eccessiva di metalli, ok, va bene, però dobbiamo andare a vedere qual è l'origine di questa presenza di metalli. Per esempio, nel caso del mercurio possiamo dedurre che si tratti dell'amalgama delle protesi dentali, in quel caso dovremo agire con una chelazione, ma dobbiamo anche immaginare che se il paziente continua a
seguire una terapia dove attraverso l'assunzione sublinguale di una certa sostanza, se continua a seguire una certa terapia, il mercurio continuerà a rimanere lì. E se c'è un aspetto estremamente positivo dell'epigenetica è che ci porta sempre all'origine, alla causa ultima di tutte le cose, come se in macchina ci si accende una spia rossa, un allarme. Abbiamo due possibilità: o allentiamo la spia e smettiamo di guardarla, oppure andiamo alla causa ultima e facciamo in modo che si spenga davvero. E quindi possiamo intervenire in più modi, anche attraverso una terapia endovenosa, ma ricordo che l'aspetto principale è quello di andare sempre alla causa ultima. Assolutamente. E vedete, in questo caso, questo è un aspetto, questa è un'altra informazione importante, il sistema cardiocircolatorio. Vedete quante cose effettivamente che fanno parte di tutto i fattori che influenzano il sistema cardiocircolatorio, in questo caso la formazione di superossidoasbutasi, e poi vedete lo iodio, la vitamina C, la B2, la B12, gli omega 3, l'antocianina. Quindi ogni comunque elemento ha anche un'azione ortomolecolare o più azioni che lavorano in sinergia o in antagonismo, come fanno i minerali per esempio, sulla funzionalità del metabolismo cellulare. Quindi bisogna imparare anche a conoscere la B12, lavora solo con l'acido folico o fa tanto altro? La vitamina E è solo vitamina A, C, E, e quindi il riciclo delle vitamine, oppure hanno una loro azione specifica? Basta pensare che ormai alcune vitamine C dicono che ha un'azione ormonale, no? Sul metabolismo. Quindi anche conoscere le azioni, quindi l'azione ortomolecolare di ogni vitamina, minerale, aminoacido, penso che sia fondamentale, come a tutte le altre sostanze. E un altro aspetto che dà il report è le pagine specifiche per ogni quadro, quindi vitamine, vedete in questo caso. Ecco, è molto importante capire che anche qui ci dice vitamina, la priorità, e quindi in questo caso aumentare l'assunzione. Come devo scegliere come farlo? Come aumento l'assunzione? Con la dieta, con l'integrazione, con innanzitutto detossificazione? Se vuoi magari dare il tuo parere. È molto importante, e también indicar che l'informe epigenetico marcan hasta 4 nutrientes por grupo, pero son los prioritarios, no los únicos. Hay que tener en cuenta que en epigenética trabajamos con elementos prioritarios. Primero solucionamos lo más urgente y luego lo secundario. De elementos prioritarios siempre hay una cascada de subyacentes, pero si no solucionamos primero la parte prioritaria no podemos solucionar nunca. Y eso es muy importante también en el deporte. Gente que está obsesionada con la ingesta de proteínas y no hay metabolización correcta de aminoácidos a través de ciertas vitaminas, como la B2, la B6, es imposible, o el mecanismo de los hidratos de carbono. Es muy importante ir siempre a lo prioritario, al origen. Sì, l'aspetto più importante io credo che sia quello di ricordare che qua indichiamo 4 nutrienti per ogni gruppo alimentare, per ogni gruppo di nutrienti, e sono sempre i quattro nutrienti prioritari. L'epigenetica, il rapporto epigenetico si fonda sull'indicazione, sull'evidenziazione delle priorità su cui dobbiamo andare ad agire. In altre parole, prima tratteremo ciò che è urgente e poi a cascata scenderemo su ciò che è secondario, ma se non ci occupiamo prima delle priorità non potremo andare a risolvere gli aspetti secondari, non possiamo pensare davvero di risolverli. Lo vediamo per esempio nel caso dello sport: ci sono degli atleti, degli sportivi che si ossessionano con l'equilibrio delle vitamine, però dobbiamo comunque guardare il quadro d'insieme, non possiamo andare ad agire solamente sulla vitamina B12 o quant'altro. In questo caso, per esempio, vedete, l'altro erano pieni, erano priorità, in questo caso sono solo delineati i margini. Qui possiamo mettere a posto queste sostanze con l'alimentazione, quindi capire quali sono i cibi che contengono queste sostanze e integrare la dieta con cibi specifici. También es muy importante cada sector darle la parte integral que corresponde. No solamente es la ingesta, sino la absorción, muy importante, y eso interactúa mucho el tema de la microbiota.
la flora intestinal. He dicho antes que los protocolos que tenemos en clínica es quelación, limpieza, absorción y nutrición. Tan importante es alimentarse como nutrirse. Y es muy importante también en el tema de los minerales, como hablaba compañero antes, el tema de la hidratación. Es un tema fundamental en nutrición y en el informe epigenético. No beber, hidratarse, no comer, sino nutrirse. Muy importante esa educación al paciente. Sí, es anche importante ricordare che diciamo per ogni settore abbiamo degli aspetti da tenere presente prima di altri. Ad esempio, non c'è solamente la somministrazione, l'ingestione di alcuni alimenti, ma dobbiamo tenere soprattutto presente l'assorbimento, l'assimilazione degli alimenti e gli effetti, per esempio, del microbiota. Le azioni, come avevo detto prima, sono in primo luogo una pulizia, una purificazione, poi un lavoro sull'assorbimento, l'assimilazione e sulla nutrizione, ma anche l'idratazione ha un ruolo assolutamente fondamentale, importante tanto quanto se non di più. Non dobbiamo bere, bensì idratarci, così come non dobbiamo mangiare, bensì nutrirci. Sì, molto importante, infatti dice come faccio a idratare le cellule? Con l'acqua giusta. Come ci potrebbe insegnare il professor Fasari quanto sia importante l'idratazione, ma puoi bere quanto vuoi, ma se l'acqua non è nella struttura giusta non idrati, anzi spesso fai l'effetto contrario. Il Carlo Sorosco ci insegnava nella sua prima lezione che è venuto a fare, ha detto non idratate perché non ci sono abbastanza sali nell'acqua, quelli giusti. Quindi prendete un bicchiere d'acqua, metteteci un cucchiaino di sale dell'Himalaya, il limone, agitate e poi sorseggiate senza ingoiare, sciacquatevi la bocca per 30 secondi e poi buttate fuori. Ecco, quella è l'idratazione ottimale a livello cellulare. Funziona. Oppure prendetevi Selfood, perché Selfood lavorando sull'acqua aumenta le proprietà elettrolitiche dell'acqua, la conduttanza, passa la tensione superficiale e permette veramente di nutrire la cellula. Infatti dei lavori interessanti che hanno fatto alcuni medici hanno utilizzato anche in gravidanza per la disidratazione in gravidanza e hanno visto dei risultati notevoli. Quando esce il bambino dice ma non ho mai visto la placenta così bianca, così pulita. È bellissimo. In questo caso, per esempio, ce ne parlava prima per Marco Firmo, la lipidomica, il ruolo della lipidomica. Qui possiamo aprire un mondo. Mi piacerebbe fare proprio una giornata specifica di approfondimento su queste tematiche, su come si interpreta il test e come si usa. Questa è stata una sfida che io ho accettato un anno e mezzo fa quando vidi questo test a Città del Messico al Congresso Mondiale di Medicina Anti-Aging, dove mi chiamarono per presentare i lavori fatti sul Selfood e c'erano oltre 400 medici e un medico l'ho conosciuto perché girando tra gli stand vidi epigenetica, test epigenetica, ma questi ma cos'è? Non avevo mai sentito parlare test epigenetico, genetico sì, ma test epigenetico no, solo a livello di laboratorio. E questo il dottor Amato, il gastroenterologo dell'Università di Città del Messico, è il referente scientifico del Cell Wellbeing in Messico. Mi ha incominciato a parlare che da quando usa questo strumento ha cambiato la vita dei suoi pazienti. Ah, mi sembrava no. Ma ho incominciato poi a vederlo su di me, ho fatto il test e mi ha detto guarda tra un'ora c'è Carlo Sorosco che è il maggiore esperto che parlerà davanti alla platea, vado ad ascoltarlo, vi assicuro che Carlo Sorosco dice delle cose così fuori dalla nostra formazione che quasi no, ci spiazzano, nello stesso tempo poi fai unisci i puntini, come diceva Steve Jobs, e ti accorgi che poi tutti i torti non ce l'ha. E quando ho ascoltato la sua relazione mi ha detto questo è un test che fa una fotografia alla persona nel momento di quello che ha bisogno e non c'è nulla di così importante perché il paziente prima di tutto ha bisogno di prendersi cura di se stesso ma non sa come fare, come diceva Esteban,
avere uno strumento del genere per capire cosa ha bisogno il paziente, penso che sia una grande opportunità, una grande risorsa. I test per fare diagnosi ce l'abbiamo, quindi non è che abbiamo bisogno di un altro test per fare diagnosi, abbiamo bisogno di un test per fare prevenzione, perché sennò cosa abbiamo parlato tutto il giorno di prevenzione a fare? Dobbiamo prevenire, quindi capire quali sono quei fattori che se carenti potrebbero creare o aumentare l'infiammazione. Una cosa che ha detto Giorgio molto importante e è il fattore integrativo e educazionale che tiene l'informe anche. Es decir, per me personalmente lo utilizzo anche per reeducare a mis pacientes. Quando toco il tema di vitamina, sempre reeduco a la gente a che sepa masticare correttamente. Un'altra cosa importante che volevo sottolineare e ricordare è il fattore, la funzione integrativa ed educativa che il report che esce dal test ha. Io lo utilizzo, il report, anche per rieducare i miei pazienti. Quando parlo loro di vitamine o quando insegno loro l'importanza di masticare correttamente. Con il tema dell'idratazione lo stesso, insegno a no ya no solo a beber, sino a hidratarse, como he dicho, un agua de mineralización rica en minerales y electrolitos, una correcta forma de ingerirla, que el envase sea correcto. E quindi nell'idratazione, cioè non dobbiamo limitarci a bere, dobbiamo idratarci nel modo corretto. Quindi, come dicevamo prima, l'acqua deve essere all'altezza, deve essere un'acqua ricca di minerali, di elettroliti, contenuta nel recipiente adeguato. Cuando hablamos del tema de ácidos grasos esenciales, es importante desmitificar el mito de que las grasas son malas, sino que las grasas hay que diferenciarlas y hay ciertos tipos de grasa que son necesarias y óptimas para conservar un óptimo estado de salud, como los ácidos grasos esenciales y de forma equilibrada. E anche quando parliamo dei grassi dobbiamo un po' fare piazza pulita del mito, della credenza comune che tutti i grassi siano assolutamente negativi e facciano male. Ci sono dei grassi che sono necessari per uno stato ottimale della nostra salute, in particolare gli acidi grassi. In questi ultimi 10 minuti volevo passare la parola a Marco Firmo e a Pier Giorgio Fazzari per concludere questa giornata, ritengo meravigliosa. Il 20 gennaio facciamo un incontro a Roma sulla fertilità e con Marco Firmo e poi i primi di febbraio con il dottor Galimberti e il professor Spaggiari stiamo creando proprio un altro corso di formazione qui a Milano, quindi per chi è interessato ci scrive se ci sono problemi, e volevo che tu parlassi della tua esperienza magari con questo testo. Dunque, la mia esperienza non è così ampia come la vostra, perché io ho intrapreso, ho sposato l'idea di sottoporre i pazienti al test all'incirca 7-8 mesi fa. Devo dire che io ero abbastanza scettico all'inizio, e Giorgio lo sa, perché io sono un testone, quindi devo picchiarci il naso mille volte, poi quando mi faccio male poi ho capito che c'è qualcosa di sostanza da parte a parte. E in collaborazione anche con un collega che è ancora più testone di me, tu sai di chi parlo. Pace. Devo dire che l'applicazione, così come formazione, penso che abbiate capito che io, pur trattando un argomento specifico che è quello dell'andrologia, mi interessa molto di più la persona che non è semplice problema andrologico. E quindi ho trovato veramente molta utilità nell'applicazione di questo test. Diciamo anche corrispondenza, perché sai, sono un appassionato di lipidomica e quindi qui mi dicevo, ma come, se carente di acido gamma linoleico piuttosto che di omega 3, omega 6, eccetera, allora vediamo, siccome io faccio i test, li incrocio e vado a vedere un po' se tutto può coincidere. Coincide nel senso che sono dati che ti orientano veramente, non solo, anche i consigli. Io sono molto scettico nel dire, quando qualcuno mi fa un test e mi dice cosa devo fare. Quindi questa cosa l'ho detta anche in un'altra occasione del congresso, ti ricordi? Quindi che cosa fare? Sì, me lo puoi anche dire se ovviamente sei di settore, altrimenti lascia che la risposta la dia io. Invece in realtà i consigli non sono mica tanto sbagliati, perché sottoponendo e dando i consigli, no, devo dire la verità,
quindi sottovolente, dando quei consigli, 4, 5, 6, 7 consigli alimentari, togli questo e quant'altro, i risultati si vedono. L'ultima cosa, poi voglio ringraziare tutti quanti, voi colleghi eccetera, voi che avete avuto la pazienza di stare con noi quest'oggi. Volevo dire che c'è un'altra cellula oltre il capello che secondo me, magari mi sbaglio, che è molto sensibile e che ha a che fare direttamente con la vita dei soggetti, perché oggi ricordatevi che molti relatori di noi hanno detto che era il problema critico al momento in cui ci formiamo. E guardate un po' che il momento critico in cui ci formiamo è che si uniscono quelle due cellule, che si chiama spermatozoo e ovocita. E quindi se il problema è genitoriale, è lì che viene trasmesso. Allora io credo che ci sia un'altra cellula, forse due, la seconda è difficilmente sondabile, che è lo spermatozoo. E quindi dicevo a Giorgio che io sto facendo dei test crociati su quelle che sono le indagini fatte su capello e su sperma. Questo per vedere se c'è una coincidenza, perché vi ripeto, sono zuccone, quindi devo capire. E molto probabilmente in gennaio, quando faremo il nostro convegno giù a Roma, qualche altro lo avremo in merito a questo. Sulla donna è difficilmente sondabile, perché avere gli ovociti è veramente difficile, si può fare sul liquido follicolare, no? E quindi io sto in contatto, insomma, con i centri di procreazione medicamente assistita dove il liquido follicolare ce n'è a IOS. Comunque grazie a tutti e vi auguro tutti quanti un buon lavoro e buona continuazione. Grazie. Sì, allora voi avete capito che noi con questo dispositivo, nel caso mio, hanno spalancato una porta che era già aperta. Se voi entrate nello studio mio di Milano, vedete che lo studio è sì uno studio di medicina, ma sembrerebbe quasi più uno studio di ingegneria, perché siamo circondati da sistemi, alcuni dei quali sono stati progettati da noi, altri sono stati acquistati. Quindi quando Giorgio Graziani mi ha parlato di questo e ho sentito la prima relazione di Carlos, devo dire che non soltanto sono stato molto interessato dal punto di vista scientifico, mi sono però domandato, e l'ho detto a Giorgio ma anche a Carlos, che visto che c'erano tutti i medici ad ascoltare, come poteva un medico riuscire a seguire la brillante relazione di Carlos, che ha fatto una ampia relazione su dei sistemi utilizzando delle considerazioni totalmente matematiche e fisiche. Allora, finita la relazione, che io ovviamente ho apprezzato, l'ho capito, ho detto a lui, ma scusa, secondo te, visto che l'ambiente è quello dei medici, la base dei medici, diciamocelo francamente, non è nella matematica, nella fisica, bisognerà tradurre in qualche modo questo dispositivo, ecco perché io ho parlato dei circuiti risonanti di cui io mi vanto di essere un grande esperto, perché se noi non trasferiamo concetti con un linguaggio che è tipico di noi medici, evidentemente il medico non può apprezzare, non può capire. Io mi auguro che con i convegni che stiamo facendo in giro in tutta Italia riusciamo a promuovere questi tipi di discorsi che sono difficili ma vengono tradotti in modo molto semplice, perché io penso di aver fatto capire qual è la base scientifica sottesa a un dispositivo del genere, perché poi bisogna fare un atto di fede se non abbiamo gli elementi. E noi in medicina gli atti di fede non possiamo assolutamente accettarli. Quindi io penso che con questo dispositivo veramente siamo riusciti in maniera, usiamo sempre più una conoscenza che va e allarga sempre più il numero di medici che la utilizzano. Ma questo è veramente un dispositivo semplice, molto semplice, e che ti dà, ho detto, non un discorso di diagnosi, perché noi medici confondiamo molti strumenti di bioelettronica,
di sistemi risonanti dicono che fanno diagnosi precise, poi veniamo contestati, no? Ovviamente, perché quando facciamo lo spettro, e chi ti dice quello lì sia veramente quello che esce? No, te lo dico io, perché abbiamo studiato, ma per un medico quelle cose lì sono talmente fuori dalla mentalità che se tu non gli dai delle basi vere è difficile che possa capire. Quindi noi ci auguriamo che adesso con la diffusione di questo dispositivo, che non fa la diagnosi ma è dà degli indirizzi molto precisi, che abbiamo collaudato sia a livello degli sportivi, che sono gli elementi che sono i più critici, più difficili, perché dello sportivo noi, io ho la cattedra di medicina dello sport, lo sportivo deve ottenere risultati immediatamente e noi che siamo non sportivi, noi tentiamo di imitare lo sportivo e pretendiamo anche noi di raggiungere quegli obiettivi che non raggiungeremo mai, ovviamente, perché loro sono delle macchine speciali. E allora come fai a dare indicazioni, come fai a dare aiuto per ottenere risultati quando noi medici non abbiamo tutti gli elementi di valutazione? E questo io penso che sia un ottimo elemento che può darci una vera mano al servizio dei nostri pazienti. Grazie, grazie di cuore della vostra presenza, pazienza, partecipazione. Bocca al lupo per tutto, auguri di cuore a voi e alle vostre famiglie. Arrivederci.